Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. C'è stato un po' di roba, ma in realtà molto poco. Ma noi indefessi siamo qui con un altro episodio di Lariatto, Destinazione Puro Reso, episodio numero 58. Benvenuti a tutti. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto. Accanto a me, come sempre, c'è Miki. Ciao, Miki, benvenuto. Ciao, grazie mille. Allora, abbiamo dovuto fare una puntata speciale la settimana scorsa per parlare di Stardom, perché comunque era un pay-per-view. Un evento importante, sarebbero successe altre cose. In realtà poi non abbiamo più potuto seguire altro della Stardom, ma in realtà ci siamo trovati ad avere una settimana un po' sgonfia. Sgonfia e poteva essere peggio, parliamoci molto chiaro, perché comunque uno dei nostri pezzi forti su cui stiamo puntando, che era Gatomove, era sostanzialmente in pausa. Parleremo della Gatomove perché ci sono stati gli award. Non c'è stato granché da vedere, noi ci siamo potuti concentrare un attimino sulla Ultimate Tag League della DDT, Sì, che che eravamo rimasti un sostanzialmente attimino indietro, abbiamo recuperato le 2 giornate che hanno caricato. Una l'ha tra caricata l'altro, oggi, quindi. esatto, caricata e recuperata immediatamente, quindi siamo anche abbastanza contenti, siamo anche abbastanza contenti. Ringraziamo anche il nostro amico Enrico per averci Grazie. mandato 100 bit. E praticamente partiamo proprio parlando di Dramatic Dream Team. Iniziata la Ultimate Tag League. Allora, siamo abituati a vedere in quest'ultimo anno la DDT abbastanza regolarmente. Ciò ha portato un pregiudizio legittimo, perché in quest'anno è andata sempre così, che ogni torneo parte in sordina e poi magari chiude anche molto bene. Però tutti i tornei che abbiamo visto partono in sordina. La differenza è che questa volta la Ultimate Tag League è partita bene. La prima giornata vedeva 4 match. Tu sei andato a recuperare quali sono, giusto? Sì. Ce li hai su Cage Match, perfetto. C'erano 4 match, sono stati tutti abbastanza divertenti, tutti abbastanza brillanti. C'è stato anche un match titolato alla fine della prima giornata, di cui andremo a parlare, che ha cambiato un po' le carte in tavola, di una situazione anche più grande e che Sì, coinvolge anche la esatto, non solo Gatomu. della DDT, ma anche. Assolutamente. E quindi, insomma, ci siamo subito trovati bene, ci siamo subito divertiti e venerdì e sabato abbiamo fatto praticamente full immersion della prima giornata e oggi siamo riusciti a vedere invece la seconda, che la caricavano oggi, quindi eccoci qua. Cominciamo a vedere com'è andata la prima fase, i primi 4 match della Tag League. Allora, c'erano i Pheromones, quindi Sexy Yukino e Fantastic Yumeito Imanari, che hanno battuto Mao e Shunma Kazumata in un match, vabbè, comedy, perché quando hai i Pheromones sai già che di base è comedy e anche abbastanza strano con più gente nuda che vestita, però. E mi aspettavo un match brutto, in realtà ci può anche stare all'interno dello show. Come inizia il torneo può anche andare bene. E quello dopo invece mi è piaciuto sicuramente di più, che erano Konosuke Takeshita e Yuki Ueno, che hanno battuto Kazuki Rata e Tsuji Kondo. È stato un match interessante. Tsuji Kondo lo sento nominare da tipo 1000 anni, ma non l'avevo mai visto e finalmente sono riuscito a vedere qualcosa. Ha dei capelli che fanno schifo, però no. Non è parente di Shuri, perché anche lei è Kondo, ma Konda molto di più, che è campionessa, invece questo qui Konda meno. Sì, ok. E vabbè, l'altra coppia, Takeshita e Ueno, cioè tipo sono due che sono capaci di lottare, quindi va bene. È giusto che abbiano vinto loro. Ringraziamo anche Edo che ha regalato ben 2 abbonamenti, quindi abbonamento a Eversman 11 e anche a Giugio 29. Grazie mille, si è Grazie. abbonato 6 mesi consecutivi, grazie, grazie, grazie. E è arrivato anche Jacopo. Ciao. Grande Jacopo, ricordiamo che l'accento sul suo cognome cade sulla I. Bertalmio. Ok. Io sono invece Bertalmio. Sono sempre stato così. Vedi, 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 si imparano un sacco di cose. Bene, 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 bene. Allora, andiamo pure avanti, scusami Sì, no, l'interruzione. va, guardi. C'è stato
Jun Akiyama e Tetsuya Endo che hanno battuto Yuji Ino e Yuko Onaya. Yuji Ino non so per quale motivo lo mettono sempre in coppia con della gente, boh, un Della po' gente inutile. boh, della Sì, gente boh. no, l'altra volta era tipo insieme a due rookie, sto giro è insieme a quel coso che è Yuki Onaya, che sembra più un, non lo so, sembra un gorilla praticamente. È venuto anche bene il match, però non è grazie a lui, cioè è più grazie agli altri. E poi c'è stato l'incontro che aspettavo di più, che erano i Karamari Drunken Kings, quindi Chris Brooks e Masahiro Takanashi, che hanno battuto la Shima e Naomi Yoshimura. Purtroppo c'era Naomi. Il match non è venuto bene come mi aspettavo, è stato un po' macchinoso in alcuni punti. Arashima ha sbagliato un sacco di roba, non so per quale motivo era incapace di fare delle mosse, però nell'insieme è stato anche carino. Sì, diciamo che questi quattro match hanno regalato sostanzialmente un buon inizio con qualche sbavatura. Le sbavature più grandi forse sono quelle di Arashima, che ha lavorato un po' sottotono rispetto al suo solito standard, mentre invece ho apprezzato, cosa che non capita quasi mai all'inizio di una competizione, Takeshita, che viene sempre fuori sulla distanza. Invece stavolta è arrivato e insomma, si è presentato subito molto bene. Mi ha sorpreso tantissimo il match di Jun Akiyama, che forse in coppia con Endo ha trovato il modo per stare il tempo giusto, quanto basta per fare bene, senza strafare. È un uomo di 52 anni quest'anno che deve un attimino preservarsi. Io lo dico sempre, Jun Akiyama era uno dei trentenni più forti della sua carriera, della sua epoca. Probabilmente una vera punta di diamante lo sarebbe stata nella All Japan, lo è stato nella Noah, tanto che a un certo punto gli hanno dovuto togliere il titolo, Sì, che non sapevano sostanzialmente gli quanto hanno gli dovuto mandarlo togliere, perché. e era troppo forte rispetto a tutti. E questo è molto importante che lui lo capisca, perché lui è stato fortissimo, però ora ha più di 50 anni. Bisogna Però sapere è accresciare ancora il molto, passo. molto pulito nelle mosse, cioè Vabbè. anche se fa poco riesce comunque a farle bene, quindi. Tecnicamente è ancora mostruoso, è ancora mostruoso. Preferisco non vederlo nei giri titolati, No, anche questo se se qua vai, potrebbe vai. spingersi un po', eh? Potrebbe spingersi almeno verso la finale. Sì, perché comunque con Endo, anche nel fatto che comunque anche lui nel giro titolato, perché deve andare a marzo contro Takeshita. La stable è nata l'anno scorso, quindi è abbastanza giovane, magari vogliono puntarci un pochettino, quindi potrebbe fare qualcosa in più. Non penso possono vincere, però arrivare un po' avanti, sì. Io ho molta paura per Takeshita, perché se vince anche questo torneo, Ha rotto il cazzo. sì, perché ha vinto la scorsa Ultimate Fighting League, ha vinto quello in singolo, se adesso vince ancora, sì, Non mi può ricordo con buttare chi era l'anno dentro. scorso nella Ultimate Tag Era League. con Shulma. Shunma Katsumata, sì. Cioè, deve lasciare lo spazio un po' a qualcun altro. Io punto un sacco sui Calamari Drunken Kings, però boh, sono partiti bene, vediamo poi come vanno avanti. Masahiro fa un po' fatica in DDT, si vede che è abituato in Gato Move, dove magari cioè, è tutto completamente diverso, quindi deve Sì, prenderci un po' la mano, però ha vabbè. un timing completamente diverso, senza dubbio alcuno. Però, insomma, è divertente. È partita bene, la prima giornata è andata, direi, correttamente. Ma Sì. non è chiusa sostanzialmente questa giornata se non si parla anche del main event, che al di fuori della Ultimate Tag League vede appunto lo spostamento nel debutto in competizione di Daisuke Sasaki, campione di DDT, che ha affrontato Fujita in un match in cui c'era proprio in palio il suo titolo. Fujita in questo periodo è stato molto, ora lo spiegherai meglio tu, in Gato Move ed è nel giro titolato, per forza di cose, perché lui ha il titolo, in Gato Move. Per cui, Miki, raccontaci un attimino qual è stata la Primesis per arrivare poi
al match e al finale del match, molto importante. Fujita è campione Super Asia in Gato Move, ha avuto problemi col Covid, quindi è dovuto star fuori per un po', quindi hanno deciso di fare un titolo interim, e quindi a un certo punto lui è tornato, si è scontrato un attimo con Masahiro Takanashi, che poi ha fatto un mesetto fa il match contro Sasaki per il titolo Universal, e da lì quindi poi è partita tutta questa faida tra Fujita e Sasaki, che ha portato anche Sasaki in DDT in un paio di momenti, e ha portato questo match che è stato molto lungo secondo me. Sì, ho letto anche... Okay, sì, c'è. È stato abbastanza lungo questo match. Sasaki non mi sta piacendo. L'anno scorso era partito molto bene, per quello che avevo visto. Forse perché avevo visto l'OVA dell'anno prima, quindi magari quello lì mi ha mai aiutato. E in singolo non mi sta piacendo, in coppia ancora meno, perché ovviamente con MJ Paul, che vabbè, tipo, serve a poco. Poli. Sì, quello che adesso sì, MJ Paul, poi me la mette Poli. E quindi come campione, secondo me, sta tenendo un po' in ostaggio la cintura, come sta facendo Takeshita dall'altra parte. Quindi cioè, le cinture in singolo sono abbastanza nel nulla in DDT. E beh, il match è finito con la vittoria di Sasaki e il passaggio di Fujita nella nuova Damnation, che in pratica è come quella vecchia, ma con meno membri. Cioè non è cambiato niente, è uguale, però hanno cambiato il nome, perché adesso è Damnation TA, che è tipo Total Addiction o qualcosa del genere. Allora, c'è un discorso da fare. Fujita si è portato dietro la gente della Gato Move. C'erano Antonio Honda, Balianaki, Chris Brooks e proprio Takanashi, che erano a bordo ring e hanno fatto un paio di interventi, hanno cercato di intervenire. A fine match, quando Fujita è stato, diciamo, raggiunto dalla mano tesa di Daisuke Sasaki, appunto con l'offerta di ingresso, quelli della Gato Movie gli hanno detto: ma no, ma cazzo fai, ma non stare ad ascoltarlo. Lui li ha pestati e sostanzialmente è andato invece in questa Damnation riformata. Ciò comporta quindi un cambio assolutamente grosso per quanto riguarda anche gli equilibri della Gato Move. Perché? Sì. Perché l'Undisputed Champion verrà deciso a breve proprio in un match tra Fujita e Balianaki. Sì, domenica c'è il match. L'episodio? Sì, 200, sì. Dei two. Perché il 200 l'hanno diviso in due giorni. Quindi sì. In pratica 200 e 201, poi vabbè. 100 più 100 praticamente. No. Quindi sì, era anche un modo per magari attirare l'attenzione sulla Gato Move, quella di avere lì anche Balianaki, farli scontare un attimo. E questo mi fa pensare anche a Balianaki che prende il titolo Undisputed, penso. Che poi vedremo Fujita un po' di più in DDT. Sì. Anche che ce l'ha comunque da un sacco di tempo, non l'ha più difesa, è anche inutile lasciargli il titolo Super Asia. Sì, giusto. E probabilmente ci sarà questo cambio proprio quando io comincerò a guardare la Gato Move, perché io venerdì avrò il battesimo del fuoco e comincerò a seguire la Gato Move. L'ho promesso e lo faccio. Ma va che anche delle card interessanti, poi ne parliamo. Va che è vivo. È ancora vivo. Lo sapete, per chi non lo sapesse, Enea si è ammalato di questo male quasi incurabile, molto molto delicato, che è la sessione di esami, che insomma i dottori non si sono ancora espressi, diciamo, in modo... Però verso fine mese potrebbe essere nella condizione di tornare qua da noi all'Ariatto. Noi lo salutiamo, gli auguriamo tutto il bene e insomma che i valori siano sufficientemente alti per tutti gli esami che dovrà fare in questo periodo, per cui insomma, ci auguriamo per lui. Questo è l'inizio. Ma la Ultimate Tag League non finisce qua. Perché? Perché poi
c'è stato un evento che hanno mandato in onda oggi sul Wrestle Universe e che noi abbiamo prontamente visto. L'evento era datato in realtà 5 febbraio. Oggi avevano un altro passaggio, se non sbaglio, proprio stamattina. L'hanno fatto il 6, poi non so quando esce. Il 6, quindi hanno fatto un altro passaggio, sempre con dentro dei match dell'Ultimate Tag League. In questo caso i match erano 2, con degli ingressi importanti all'interno della competizione, perché sono arrivati due team che non si erano visti invece nel primo giorno. Vogliamo ricapitolare, sono tra l'altro i due match finali della card, quindi sono anche facili da raggiungere. Mi pare dopo 1:20 di file, una cosa del genere. Sì, più o meno. Perché dura un paio d'ore lo show, quindi più o meno. Uh-huh. E allora, il primo match è stato Mao e Shulma che hanno battuto Daisuke Sasaki e MJ Paul. Quindi Daisuke Sasaki e MJ Paul che sono entrati nel torneo, potevano evitare di entrarci, ma va bene lo stesso. E mentre invece Juna Kiyama e Tetsuya Endo hanno battuto Iguchi e Hideki Okatani. Hideki Okatani è ragazzino, che non so, io dico ragazzino, magari vi ricordate quando ha 21 anni, dai. Quando abbiamo parlato di quello che aveva fatto il match contro Iguchi, le aveva prese per tipo tutto il tempo, era stato massacrato, è lui, e molto probabilmente farà parte dell'Eruption. È già dentro l'Eruption, cioè sono stati... ha già colorato i capelli. Sì spacca l'ha mandato subito contro Akiyama Endo, che vabbè. Akiyama gli ha dato delle pizze che mamma mia, cioè due o tre chop sono arrivate veramente a destinazione che mi è tremato il cuore, e io ero non solo a molti chilometri di distanza, ma erano passati già giorni, ma io comunque ho sentito il tremore al cuore, quindi mamma mia. Era più quella di Banale, sì, assolutamente sì. Infatti ci sono dentro anche Sakakai, so che... Sakakuchi, Sakakai, questo tizio nuovo e David Lee Roth, sono tutti lì. È una bella stable assolutamente. Vedi, mi è piaciuto comunque. Allora, è molto incentrato su questo ragazzino nuovo, cioè spingono di brutto per la gavetta e fanno molto ma molto bene, anche perché ovunque va ne prende finché ce n'è e anche oltre, per cui fa molto molto bene, molto molto bene. Sì. Sì. Ma sister o step sister? Perché cambia proprio tutto, giusto per sapere. Quindi diamo il saluto per ora, l'arrivederci alla Ultimate Tag League, che tornerà ovviamente protagonista nei prossimi giorni. Noi ve ne parleremo quanto prima. C'è stato anche però un gala con gli award dell'ultima stagione della Gato Move. Raccontaci un po' se c'è qualcosa di interessante oltre agli strafalcioni di Mace Uruga. Sì, beh, quello lì. Poi se arriviamo. Beh, hanno fatto gli award della stagione 11, visto che è stata la pausa di una settimana, e hanno dato quattro premi. Come MVP ha vinto Balianacchi. Giustamente meritava. Cioè, in realtà hanno vinto veramente tutto i best pros, adesso che ci guardo, perché il miglior match l'hanno vinto i best pros contro i Calamari Drunken Kings, quelli che abbiamo visto anche in DDT. Il miglior episodio è il 185, che è quello di Natale, sì, che è il ritorno di me in Gato Move dopo aver fatto il, non so quanti mesi, due o tre mesi, un paio di mesi almeno. Un mese e mezzo fa. Scusa. E poi c'è la best quote, che è quella dello strafalcione, che è "Today's my goal is tasting people", quindi assaggiare le persone, non so bene come gli è uscita. Da quello che ho capito è nato tutto da un episodio di Amy Sakura, del suo Amy Learn English, dove tipo era "What is your goal?" E da lì tipo Mesura ha cercato di rispondergli in un inglese tutto suo, che sta studiando insieme a Balianacchi, ma non ci becca. Balianacchi che, ricordiamo, cioè non è tipo
del nord-est di Londra, è indiano, cioè Balenacchi non parla. Considerando che la maggior parte delle volte in c'è Chris Brooks, non potevi impararlo con Chris Brooks, che magari no. Ma perché secondo me Mensuruga e Balenacchi un pochino fanno l'amore. Sì, probabilmente sì. Io mi sono fatto questa idea. È un po' un dispiacere, però mi sono detto che Mensuruga e Balenacchi sono fidanzatini. Sì, non possono dirlo in giro perché... Ma va, ma stai scherzando, non arrivano più donazioni a Mensuruga. Assolutamente, no, queste cose sono... Assolutamente. Acchi maestro, vero? Ace, porcellino, volevi andarci tu con Mensuruga, eh? Sì. E quindi... Ha rubato anche il nostro di cuore. Noi vogliamo Balenacchi campione... Ma... Allora, se Balenacchi dovesse essere il membro che arriva per la Face of the Revolution, io sarei contento. Ma deve vincere tutto. Certo. Enrico, cioè... Non... Io capisco che... Sei argomenti difficili per te, però. In tuo caso dovrei dire un pochino, però non posso. Allora andiamo avanti. Quindi hanno vinto tutto i Best Pros. Sì, praticamente sì, questo giro sì. Bene. Allora, abbiamo tante cose interessanti. Sono un po' però, sono mezzi consumati. Ma lei è piccolina in realtà, cioè molto minutina, molto 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 minutina. povero Enrico. Ma passiamo al momento tanto atteso, perché ovviamente abbiamo tantissime notizie da dare e quindi abbiamo una pioggia di notizie che non so neanche se sono così tante, cioè, ma tu non ti preoccupare, sì, vabbè, non ti preoccupare. Quindi è il momento di Murasaki Hiro no Ame, che è praticamente Purple Rain. E quindi eccoci qua per raccontarvi un po' di cose che insomma abbiamo scoperto qua e là. Partiamo dalla DDT, dando un buonasera anche al nostro Giampiero. Ciao carissimo. Allora parliamo di DDT. Cos'è successo in DDT, Miki? Niente, non è successo niente, perché volevo dire Noah e ho detto DDT. Esatto, partiamo okay. Dalla Noah. Chi è che si è fatto male? Chi è che si è infortunelli? Stamattina Keiji Muto e Manu Fuji hanno fatto una conferenza stampa e hanno detto che devono mettere i titoli vacanti perché Muto ha un problema all'anca, che non so bene esattamente cosa voglia dire, però ha un problema all'anca e quindi per un po' non lo vedremo in Noah. Che ha messo vacanti i titoli di coppia e non sappiamo ancora bene se faranno un torneo, se faranno cosa faranno per dare questi titoli. Conoscendo come gestiscono i titoli di coppia, no, probabilmente nel prossimo show danno i titoli a cazzo di cane a qualcuno, tanto per avere un campione. Poi decidono più avanti, tanto sappiamo che Nozawa con i titoli non è bravissimo a gestirli, quindi... Nozawa, anche lui è un po' fratello di... Edo, o un po' sorella di Edo, insomma, Nozawa c'è sempre. Questa è molto bella. Si è rotto anche il femore, sì, non solo. Quindi, infortunio per lui, assolutamente. Attenzione, mio papà, lasciate che magari anche muto. Non lo so se tuo papà è muto, lo saprai tu. E facci sapere con un commento se anche tuo papà è muto oppure no. Poi c'è una notizia freschissima di oggi. Tama Tonga, New Japan Pro Wrestling, ha annunciato che è un free agent dal 30 gennaio e ha anche taggato in un tweet Tony Khan, nel tweet in cui raccontava appunto di essere un free agent dal 30 gennaio, e Tony Khan al momento non ha ancora risposto,
e io mi auguro con tutto il cuore che lui non risponda. Non può rispondere. No. Ora, è un altro, diciamo, membro della New Japan che dichiara appunto di essere libero dopo che qualche giorno fa anche Juice Robinson ha sostanzialmente detto che sostanzialmente è un free agent pronto per andare in giro. Sì. E aperto a tante opzioni. Può anche stare a casa, Juice Robinson. Sì, non è un problema. Smettesse domani, nessuno capirebbe. Mentre invece Chase Owens ha firmato un contratto di altri 5 anni con la New Japan, quindi vedremo ancora un po' in giro Chase Owens. Cioè, la New Japan ha capito che Tama Tonga fa cagare e Chase Owens lo può tenere. Esatto. E, una svolta positiva questa. Lui ha chiesto un match contro Tanahashi per il titolo, visto che l'aveva battuto al G1. Vediamo. Magari col fatto che anche il contratto è un po' lungo gli fanno fare questo match. Boh. Magari sì. E attenzione. Questo è vero. Temiamo per l'incolumità dell'universo, perché a cui non si deve incazzare. Non si deve assolutamente incazzare. Voi sapete che tendenzialmente il mondo vive in un'epoca di pace da dopo la Seconda Guerra Mondiale, che più o meno coincide con la nascita di Aku. Il mondo ha paura che Aku possa prendere e fare guerra contro tutti e vincere. Chiaramente. Spero che rimanga a casa. Sì. Se in questo momento è a casa, spero che rimanga a casa. Tutti. No, se no può andare a Impact. Tanto. Sì, tanto non lo guardo. Impact non lo guardo, quindi può. Sì. E vogliono distruggere la AEW dall'interno, sì, assolutamente. E Tangaloa o Tangaloa? Penso che sia Tangaloa, ma ti sia uscito un Tanta. Io sono Tangaloa, non sono mai. Io sono Tangaloa, tu? Tangaloa distruzzo anche. Sì. Loa Constrictor, assolutamente. E, pensa un boa constrictor con un tanga, ma il boa non penso che abbia bisogno del tanga. Io non so se i serpenti hanno il culo. Sono onesto, non, io ho paura dei serpenti, quindi non li guardo. Quindi l'hai mai guardato il culo, giusto? Non lo so. Può cercare su Google il culo di serpenti? No. Però se qualcuno vuole cercare nel frattempo se i serpenti hanno il culo e scrivermelo, giusto per capire se ha senso pensare a un boa con il tang. Mi piacerebbe capire, insomma, fate voi, insomma, se avete voglia di cercare, cercate, se no. Poi cosa abbiamo? Abbiamo La GCW sul Western Universe, hanno messo venerdì. Sì, 2:20 tipo di quest'estate, e col commento in giapponese, però, quindi può essere un modo interessante per ampliare un po', magari in qualche modo uno passa da una parte, uno passa dall'altra, vediamo un po' com'è. Questo però ha portato almeno a Joey Janela, che ha avuto uno scambio di tweet con Takagi, il presidente della DDT, e visto che nel 2020... Visto che nel 2020 Joey Janela si era scontrato con Yoshiko, la bambola della DDT, il titolo Iron Man Heavy Metal, quello, non mi ricordo mai esattamente come si chiama quel titolo di prova, vabbè. Quello sì. Takagi ha proposto il rematch in Giappone, e visto che Joey Janela non è mai stato in DDT, o forse non è mai stato proprio in Giappone, potrebbe essere un modo, a un certo punto, di vederlo anche in DDT, che secondo me non fa neanche schifo, cioè uno che si può adattare bene in un posto come la DDT. Cioè, ce lo vedo fare dei match con so, appunto Shunma, con Chris Brooks, cioè un po' di gente. Vabbè, sì. Che non ha problemi anche a farsi del male, tanto. Penso che molti lottatori della DDT con personaggi come Joey Janela possano fare grandissime cose. E ti dico anche che diversi personaggi anche molto comedi, come Dino o Honda, sì, potrebbero far bene con lui, quindi bene così.
Altre notizie, non mi viene E in mente hanno neanche. annunciato le card dei prossimi, cioè dei primi tre show della stagione 12 della Gatto Move. E poi abbiamo detto del titolo Super Ace, abbiamo detto del titolo di coppia, l'abbiamo detto il titolo di coppia, l'ho detto forse la settimana scorsa. Abbiamo parlato che sì, sabato fanno il match per il titolo di coppia, quindi i Best Bros contro gli, aspetta che vado a leggere, che sono Yoneyama e Madoka, che sono Ventaga Nishino e Kaori Yoneyama, e poi c'è il ritorno di Ryo Mizunami in Gato Move, che va contro Yuna Mizumori, quindi sarà complicatissimo. Mizunami contro Mizumori, ci incasineremo un sacco, non dovevamo dirlo, però vabbè. Domenica ci sono un po' di incontri, secondo me almeno due ore come show, però vabbè, che sono cinque incontri annunciati. Beh, chiaramente arrivo io a guardare, e fanno subito degli eventi da 9-10 ore. Quindi... a te arrivi con l'episodio 200 e anche te. Sì. Tipo al 107 che nessuno se lo caga. No, arrivo al 200. sono capaci tutti di arrivare con uno show da 20 minuti. arrivo io 4 ore. Bene, bene, bene. Abbiamo quindi terminato le notizie. Direi che possiamo anche terminare. Quindi questa edizione del Murasaki Hironome, e probabilmente la terremo come rubrica fissa nel caso in cui ci fossero delle notizie, così ve le possiamo dare e almeno siete assolutamente sicuri. Se non ci sono, ce le inventiamo, tanto assolutamente. E penseremo anche a qualcosa, a un'altra rubrica, non vi preoccupate. Io non ne so niente, quindi ok. Ma Edo ed Enrico hanno capito immediatamente a che cosa mi riferisco, quindi okay, mi faccio aiutare un attimo da Davide e poi ci siamo. Bene, io direi che a questo punto quindi chiudiamo battenti e iniziamo a fare un po' la ricerca di tutt'altro. Avviso per chi è in questo momento in live: questa sera alle 21.15 inizia il pre-show e alle 21.30 lo show, la taverna del wrestling italiano, l'ultimo episodio della seconda stagione, poi ci prenderemo un mese di pausa. Io però non sarò presente, causa impegni personali, non sarò presente alla diretta, ma vi posso garantire che sarà una diretta importante, perché avremo l'introduzione, diciamo così meglio, del secondo Olof Setter della taverna del wrestling italiano. Quindi se avete tempo fate un salto, sarà sicuramente gradita la vostra presenza. E poi penso che non ci sia molto altro da dire, se non martedì parleremo della Noah, perché parte domani, fanno 4 show in 4 giorni, quindi avremo un po' di roba da vedere. E già c'è della roba che io ho indietro che devo cominciare a recuperare, un paio di match di Shiozaki. Quindi, lasciatemi andare a vedere i match di Shiozaki. Grazie davvero a tutta la chat per averci fatto compagnia, per essere stati con noi. Grazie a tutti quelli anche che hanno recuperato poi questo show on demand sul canale YouTube del Lato Viola del Ring. Mi raccomando, continuate a seguirci. Grazie Miki per il tuo supporto, come sempre. Grazie a te, è stato un piacere. Ci rivediamo molto molto presto, amici. L'Ariatto termina qui, ci vediamo fra 7 giorni.